Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di Panino Tube. E oggi siamo qui su Psychopathic Hunt, che in italiano significa il cacciatore psicopatico. Il gioco è molto simile a Granny e Evil Nun. Infatti devo trovare delle cose per arrivare alla fine del gioco senza farmi beccare da sto cacciatore psicopatico. Mi è piaciuto veramente un sacco e voglio proporvelo qui. Adesso sono qui con la modalità fantasma per non aver problemi, non riuscire a far bene il video, no? Senza problemi. Mi raccomando ragazzi, prima di cominciare lasciate un bellissimo like qui sotto, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivetelo qui sotto, io vi saluto. E adesso direi di iniziare subito e siamo qui. Praticamente lo scopo di questo gioco non è come Granny Evil Nun che dobbiamo scappare via. In poche parole, questo psicopatic ha rapito una donna, no? E noi dobbiamo salvarla. Vi faccio vedere qua l'ambiente, siamo in cantina qui sotto e adesso direi di salire sopra. Ok, qui c'è la porta, apriamo e qui praticamente ci troviamo nella prima stanza che incontriamo. Una cosa che vi consiglio di fare è innanzitutto far cadere sto coso, perché vi servirà. E poi di cominciare a frugare, no, fra i cassetti. Eccolo qua, lui lo psicopatic, guardate qua. Guardate che faccia che ha, ma che roba, che roba. Ok, andiamo avanti. Iniziamo qui a vedere i vari cassetti. Vediamo qua se troviamo qualcosa. Non c'è niente. Oh, c'è la pinza. Qui, anche qua. La pinza ci serve perché praticamente la porta che noi dobbiamo aprire è questa qua. Guardate qua che porta bella grande. C'è anche la videocamera. E noi praticamente dobbiamo togliere questi due lucchetti, togliere sta barra di legno, far spegnere sto coso qua, che lo facciamo già adesso, e rompere anche la telecamera. Ah, anche il filo va tolto. Però guardate qua che roba. C'è qua la videocamera, la sedia, lo sfondo dietro. Cioè, sembra di fare un video, aspettate, eh. Metto qua. Uè, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? C'era già qui la videocamera, no? Non potevo non farlo, non potevo. Appena l'ho visto ho detto, no, io qua devo fare il video con... Oh, vi ho portato anche l'ospite. Comunque, riprendiamo qui la pizza perché ci serve. Praticamente in quel cassetto che vi ho fatto vedere, anzi più che cassetto, in sto box qua. Ok, allora, togliamo sto filo. È un ostacolo per aprire la porta, l'abbiamo tolto. Ok, possiamo buttare. E adesso iniziamo a frugare gli altri cassetti fino a quando non troviamo un altro oggetto per poter aprire quella porta. Ah, anche qua lo scatolo di pizza si può togliere. Ok, questa qui è la chiave per quest'automobile. Perché c'è anche l'automobile, guardate qua. Apriamo qua, prendiamo sta scatola e lo mettiamo qua in questa morsa. Dopodiché schiacciamo e ci sbuca fuori quest'altra chiave. Nel frattempo apro pure, togliti qua, apro pure gli altri cassetti per vedere se trovo altro, no? Non si sa mai, così so dove trovare altri oggetti. Ok, no, non c'è niente. Andiamo ad aprire gli altri lucchetti che stanno alla porta. Adesso non ricordo quale dei lucchetti fa. Ho questo. Sì, questo qua. Ok, perfetto. Buttiamolo perché ormai non ci servirà più. Vediamo qua, qui c'è la cucina. Tra l'altro, non so se voi avete notato, è pieno di bottiglie ovunque. Cioè, un briacone questo. È pieno di ste bottiglie qua, ma che cavolo. Ok, apriamo sti cassetti che qua potremmo trovare roba utile. No, non c'è niente qua. Ma che voce che ha sto tizio. Da come ansia, ma cioè io gli consiglierei uno sciroppo. Cioè, prendete uno sciroppo che cioè, dico io, allora, no, non ci sta niente in questi cassetti. Boh, peccato, peccato, andiamo di qua. Vediamo se troviamo qualcosa di sopra. Perché c'è anche il piano superiore dove ci sono altre robe, no? Praticamente qui c'è il bagno. Cioè, boh, che schifo sto bagno, bruttissimo. Via, via, ci torneremo dopo qua. Adesso non è il caso, va. Qui c'è qualcosa, vediamo se troviamo qualcosa. Qui no, non c'è niente in questi armadi. Vediamo qua. Neanche qui dentro. Non sto trovando niente, ragazzi. Non sto trovando niente. Ok, allora usciamo da qua. Vediamo qui dentro. Ecco qua, ho trovato il martello. Il martello adesso ci servirà in due parti. Uno è qua nello specchio. Bah, distruggiamo lo specchio. Sbam proprio. E poi ci servirà di sotto una scorciatoia per scendere subito sotto e qua. Guardate qua, adesso si romperà il pavimento. Ecco, ho finito di dire la parola pavimento che già sono caduto. Allora andiamo qua e distruggiamo la telecamera. Via. Via la telecamera. Ok, due ostacoli già li abbiamo tolti. Andiamo di qua. Vediamo, apriti porta, qui c'è qualcosa, apriamo il cassetto, no, non c'è niente, qua c'è qualcosa, no, qui sopra ste mensole, no, non c'è niente, vediamo qui dentro, no, non c'è niente, però possiamo già togliere un'altra cosa perché qui dentro, nel quadro, guardate qua, c'è il fucile, ah, che bello il fucile, togliti, sempre davanti, se... guardate col fucile, bam! Sparato 20 secondi, cioè io mi chiedo, questo qua fra 20 secondi si risveglia, non so come fa a sopravvivere, ma vabbè. Allora prendiamo un altro proiettile perché ci servirà. Adesso qui sotto scendiamo di nuovo.
Ah, che bella sta scorciatoia, così non devo farmi tutte le volte il giro. Allora, andiamo di qua e spariamo qui sopra. Adesso ci manca da togliere la trave di legno e questo lucchetto. Vediamo dove possiamo trovare gli oggetti. Ok, ragazzi, ho trovato qui il codice. Adesso possiamo aprire la cassaforte che abbiamo aperto lì in bagno dietro lo specchio. Ok, andiamo qua. Apriamo la cassaforte e vediamo cosa c'è. Ecco qua, c'è la chiave. Questa chiave qua ci servirà adesso per togliere quel lucchetto. E andiamo, andiamo, togliamo il lucchetto. E adesso dobbiamo togliere quella trave di legno. E per farlo ci serve una pinza. Che dobbiamo trovarla? Dove si trova questa pinza? Pinza, dove stai, oh? Dai, oh, non farmi perdere tempo. No? Esci fuori, pinza. Ok, trovata la pinza, stavo qui sopra sta lavatrice, ma come ho fatto a non vederla prima? Ok, adesso con la pinza possiamo togliere le travi di legno che stanno di là, quindi andiamo a toglierle. Spostati e togliti, ok. Togliamo qua una e due. E possiamo adesso aprire la porta, andiamo, andiamo. Wow, che bello! Il filmato finale! L'abbiamo salvata! Eccola lì che sta sopra quel letto! Ok, allora alziamo qua e andiamo via, dai, usciamo, usciamo. Tra l'altro lì c'è il cacciatore, vai che ci segue, via! Vai, passi che sta correndo. E qua la scena che secondo me è stata copiata da Granny, questa scena finale, veramente. Boh, è finito qua il gioco, ero in modalità fantasma, quindi alla fine l'unica difficoltà era andare in giro a cercare gli oggetti giusti. Vabbè ragazzi, adesso direi di finire quel video e vi lascio ai saluti. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qui sotto un bellissimo like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buonanotte. Ciao a tutti!